Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché tu, con tutta la Chiesa, possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare real compimento alla propria passione e resurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo memoria del suo ingresso salvifico, con fede e devozione, affinché resti partecipe per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla resurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di olivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Sant Marco Evangelium Abon. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli ulivi,
Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito entrando in esso troverete un puledro legato. A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal. Majd Jézust megkötözve elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt: te vagy a zsidók királya? Jézus ezt válaszolta: te mondod. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte: nem felel semmit sem? Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus nem válaszolt többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsátott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barnabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte: akárjátok-e, hogy a zsidók királyát engedjem szabadon nektek? Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irítségből adták őt a kezére. Ám a főpapok felbújtották a tömeget, hogy inkább Barabást, szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte: és mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának neveztek? Azok ezt kiáltották: feszítsd őt keresztre. Pilátus folytatta: de hát mi rosszat tett? Erre azok még hangosabban kiáltozták: feszítsd őt keresztre. Ekkor Pilátus, aki eleget akart tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Jézust, megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio e nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della resurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lectura del libro de Isaías. Olvasmány Izaiás proféta könyvéből. Me ha dado una Izaiás lengua így jövendőlt a megváltóról. Ezt mondja az Úr szolgája. Isten az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé fülemet, hogy ráhallgassak, mint a tanítványok. Isten az Úr nyitotta meg fülemet, s én nem álltam ellen, és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköbdöstek. Isten az Úr megsegít, ezért nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, hogy nem kell szégyenkeznem. Ez az Isten igéje. Endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Verbum Domini. Deo gratias. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki csak rám néz, mind kinevet. Elhúzza száját, fejét csóválja. Az Úrban remélt, hát mentse meg. Ha szereti őt, szabadítsa meg. Kutyák falkája vett körül. Gonosztevők serege szorongat engem. Átjuggatták kezemet és lábamat. Megszámlálhatom minden csontomat. Elosztják maguk közt ruhámat.
és köntösömre sorsot vetnek. Te azonban, Uram, nem maradj távol. Erősségem, siess és segíts. Hirdetni fogom nevedet testvéreim előtt. A gyülekezetben dicsőítelek téged. Ti, akik félitek az Urat, áldjátok. Magasztaljátok őt, Jákob fiai. Izrael minden gyermeke félje őt. A reading from the letter of St. Paul to the Philippians. Szent lecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből. Testvéreim, Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát, és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Should acclaim Jesus Christ as Lord. To the glory of God the Father. Ez az Isten igéje.
Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Al mattino, i capi dei sacerdoti, con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: Tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. Ad ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: Volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo.
poi presero a salutarlo. Gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei giudei. Colui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: uno corse a inzuppare di aceto una spugna
la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se vieni Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero, quest'uomo era figlio di Dio. Verbum Domini. Lausimi Christe. Credo in unum Deum, Padre omnipotente, fattore in cieli e terra, visibili unum omnium,
Fratelli e sorelle, contemplando il mistero della passione del Signore, poniamo sotto lo sguardo del Padre. Amin szemléljük az új szenvedésének misztériumát, helyezzük az Atya irgalmas tekintete elé az emberiség egészét, annak minden törékenységével, szenvedésével és szegénységével együtt. Imádkozzunk Isten szent egyházáért, amely követi az Urat a húsvét misztériumában, hogy Krisztus keresztje körül mindig az egységet, a kiengesztelődést és a közösséget keresse. Pour tous les gouvernants, imádkozzunk minden vezetőért, akik a béke és a népek jólétének előmozdítására vannak hivatva, hogy minden konfliktussal a dialógus művészete és a kölcsönös tisztelet által tudjanak szembenézni és azon felől kerekedni. Imádkozzunk azokért a férfiakért és nőkért, akik magányt, elhagyatottságot tapasztalnak, hogy mellettük az Úr szolgájának jelenléte adjon számukra reményt és vigasztalást minden fájdalmukban. Imádkozzunk az üldözött keresztényekért, akik különleges módon egyesülnek Isten fia szenvedésével, hogy Krisztus szerető áldozata erőt és szelídséget, valamint kitartást adjon nekik. Imádkozzunk minden keresztény közösségért, amely Krisztusban a húsvét felé halad, hogy az evangélium iskolájában tanúságot tegyen önnön hitéről, az imádság és a szeretet által. Hallgass meg, Atyánk, imádságainkat, és irgalmadban tégy minket fiat tanítványaivá, mint az ő szeretetének élő jeleivé, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Dio onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma l'ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a una ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse:
prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli con la sua croce, scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Amen.
Preghiamo, o Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua resurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Cari fratelli e sorelle, kedves testvérek és nővérek, esprimo la mia vicinanza alla comunità San José de Apartado in Colombia. A kolombiai közösség, jelenlevő közösség felé szeretném kifejezni közösségemet, és kifejezem együttérzésemet, hogy Kolumbiában egy fiatal ifjút meggyilkoltak. Biztosítom imáimat a sziramoszkai terrorista támadásnak az áldozataiért. Az Úristen adjon számukra és családjaik számára békességet. És ezek a cselekedetek, amiket ezek az emberek végrehajtanak,
Istent magát sértik meg. Saluto tutti voi, fedeli di Roma. Üdvözöllek titeket mind, római hívőket is, minden zarándokot, aki jelen van, a Sanremo-i híveket, akik már nagyon régóta ajánlják fel erre a liturgiára a pálmaágakat. Az Úristen áldja meg őket. Cari fratelli e sorelle, kedves testvérek és nővérek, come re umile e pacifico, apriamo a lui i nostri cuori. Nyissuk ki a szívünket az Úr Jézus előtt, aki bevonult Jeruzsálembe, mert csak ő tud megszabadítani minket a gyűlölettől és az erőszaktól, és ő hozza el a bűnöknek a bocsánatát. Imádkozzunk, kedves testvéreim és nővéreim, mindazokért, akik a háborútól szenvednek, különösen is Ukrajnáért, ahol nagyon sok ember bizonytalanságban él a háború szörnyűségei miatt. És hogy egy humanitárius krízis és katasztrófa veszélye áll fenn az országukban. Kérlek titeket, hogy ne feledkezzetek meg az ukrajnai háborúról. Che soffre tanto e ha tanti altri luoghi di guerra. E ora ci rivolgiamo in preghiera alla Vergine Maria. És most forduljunk Szűz Máriához imádsággal, hogy ő kísérjen el minket Jézus mellett a nagy héten, hogy eljussunk a feltámadás fényébe. Angelus Domini, non siavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedito frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. E verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedito frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Grazie a tu, anque sumo Domine, menti vos nostri si infunde, che angelo annunziante, Cristi Fili tua incarnazione con noi, per passione meius et cruce, nella resurrezione e gloria in perducamur, per un in Cristo, un Domino nostro. Amen. Gloria Patri et Figlio et Spiritui Santo. Si potera in principio et nunc et sempre, in secola seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper et in secola seculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. E lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Domino Fabisco. Inclinate vos a benedizione. Respice quemus, Domine, superam familia tua, por qua Dominus nostri Jesu Christus, non dubitabit manibus trae innocenza, et crucis subire in tormentum, qui vita regnat in secula seculorum. Amen.
et benedictio Dei Onnipotenti, Patris, et Filius, et Spiritus Sanctus, descenda super vos et maniat semper. Amen. Ite missa est.